Buongiorno, stamattina vi do il buongiorno così maschera in posa, visto che siamo nel weekend e ho un pochettino più di tempo, ho fatto anche una maschera e ho fatto questa qua di Hello Body per la pelle grassa, visto che ho un po' di brufoletti in questa zona. Sulle guance, anche un pochettino sul mento, quindi insomma faccio la maschera, dopo mi preparo perché probabilmente dopo pranzo andiamo anche a fare la spesa in quanto abbiamo il frigorifero che piange e stiamo anche aspettando il pranzo di oggi perché oggi abbiamo ordinato da Sporto, così abbiamo anche il pranzo pronto, non devo mettermi a cucinare, che bello, ogni tanto il weekend facciamo questa cosa e ordiniamo da Sporto così. Troviamo il cibo pronto, la pappa pronta e nulla. Adesso vado a fare il letto perché ho fatto colazione, ma non ho ancora rifatto il letto. E insomma, che agisce la maschera, faccio queste cose, riordino anche le cose della colazione. Poi mi trucco anche perché nel pomeriggio devo andare a lavoro. Tra l'altro, devo anche portare le cagnoline a casa dei miei perché domani mattina inizio a lavorare alle 7, quindi devo partire alle 6 e mezza. E non ho voglia di alzarmi ancora prima per portare i cani da mia mamma e quindi glieli portiamo già stasera, almeno domani posso dormire con la mezz'oretta in più. Ed eccomi truccata con la casa in ordine perché ho sistemato il bagno, ho fatto il letto, ho riordinato la cabina armadio che c'erano un po' di vestiti in giro. Ho sistemato le cose della colazione, stia raccolto tutte le cose stese. In realtà adesso dovrei piegarle e metterle via, però un attimo, momento di pausa, le ho messe intanto nello studio. Prima di finire di sistemare, insomma, di fare queste faccende domestiche, voglio farvi vedere un po' di cosine. Ho fatto un ordine su ASOS la settimana scorsa, principalmente ho preso cose che mi servono per andare a lavoro e voglio mostrarvi le cose che ho preso. Poi vi faccio vedere anche questo completino che è realizzato interamente a mano mia zia e un regalo di Natale che ho già a cui ho già pensato. Anche perché ormai manca sempre meno, siamo ormai quasi a fine novembre, io ho ancora ad esempio gli addobbi, cioè le cose, le decorazioni autunnali. Infatti un'altra cosa che vorrei fare oggi è togliere tutti i decori autunnali per far spazio alle cose di Natale, perché questa settimana, lo dico, è ufficiale, voglio assolutamente fare questo, farlo questa settimana, addobbare a festa la casa per il Natale, almeno internamente, fuori magari ancora no, però in casa voglio già addobbare tutto, anche perché ho visto un sacco di foto con gli alberi di Natale, quindi un sacco di gente già l'ha fatto e mi è venuta voglia, quindi probabilmente questa settimana faremo l'albero anche noi, però prima bisogna togliere tutte le cose autunnali che vorrei fare oggi, quindi speriamo di riuscire a fare tutto. Partiamo dal regalo di Natale che ho fatto a mio papà, ve lo mostro perché tanto non vedrà mai questo video. E ho preso un orologio di Daniel Wellington. Io ormai utilizzo questi orologi da 4 anni tutti e un modello che utilizzo tantissimo, specialmente per andare a lavoro, è questo qui, tutto in acciaio con il quadrante nero. Dovendo vestirmi di nero per forza, lavorando in gioielleria, mi piace abbinare l'orologio con il quadrante scuro. Poi questo è tutto in acciaio, quindi è bello resistente. È elegante, ma è comunque un orologio semplice da tutti i giorni che abbino davvero con qualsiasi cosa. E questo praticamente ce l'ho sempre su. Per mio papà ho scelto una cosa simile, sempre in acciaio, ovviamente con il quadrante più grande, essendo un orologio da uomo, e questo è l'ultimo modello uscito, ovvero con il quadrante blu, da parte della stessa linea di quello che vi ho mostrato prima, ma anziché essere nero è blu e poi è più grande come diametro del quadrante. Secondo me gli piacerà molto perché poi lui utilizza tanto gli orologi in acciaio e trovo questo modello proprio semplice, ideale appunto per ogni occasione, per tutti i giorni, perché lo trovo molto minimal quasi, essenziale, senza troppe funzioni perché alla fine c'è soltanto l'ora, non c'è ad esempio il datario o il cronografo, tutte queste cose qui. Un orologio molto semplice proprio da tutti i giorni e appunto secondo me gli piacerà molto.
Poi vi faccio vedere un altro modello che invece ho scelto per me. Più io questo lo trovo più elegante, comunque molto molto semplice. Questo è un modello nuovo che si aggiunge alla collezione già esistente Petite, però questo è total look, quindi tutto oro, tutto dorato, però lo potete trovare anche tutto argentato e tutto oro rosa e forse anche tutto nero. Maglia Milano ne ho diversi, però total look, quindi tutto dello stesso colore, quadrante, fondo del quadrante, ghiera, cinturino non l'avevo, e poi dorato no, non ne avevo neanche uno, quindi ho scelto questo modello nel diametro, se non erro, di 32 mm, che quindi non è piccolissimo, ma non è neanche grande come ad esempio quello che vi ho fatto vedere prima, che è un pochettino più grande. C'è anche più piccolo, però io preferisco la via di mezzo sul mio polso. E in occasione del Black Friday Daniel Wellington ha lanciato uno sconto davvero alto, perché fino al 29 novembre c'è fino al 50% di sconto su alcuni modelli selezionati. Oltre agli orologi ci sono anche i gioielli, e in più potete accumulare il mio codice sconto che vi lascio scritto qui, Giada Fra, che vi dà un ulteriore 15% di sconto sul prodotto già scontato. Ad esempio, questo orologio che vi sto mostrando adesso dorato è scontato al 50%, quindi al posto di 179 euro è scontato a 89 euro. In più, con il mio codice sconto lo andate a pagare 76 euro. Un orologio che ne vale 180, quindi se volete acquistarlo per voi o se volete approfittare di questi sconti alti per dei regali di Natale, vi consiglio di approfittarne, anche perché i pezzi sono abbastanza limitati, essendo sconti così alti vanno abbastanza velocemente i prodotti. Qui in descrizione vi lascio il link, il codice sconto, e ovviamente è valido anche sui prodotti non scontati il 15%. Però sul sito potete trovare una cartella dove ci sono tutti i prodotti scontati fino al 50% di sconto, tra cui questo orologio che vi consiglio. Ovviamente c'è anche negli altri colori in base ai vostri gusti. Adesso invece vi mostro i completini. Partiamo dal primo. Questo è quello che ha realizzato mia zia, e altra cosa, ho provato a mettere lo specchio che abbiamo in cabina armadio qua, sulla parete, diciamo, dietro la porta d'ingresso, e sapete che mi piace tantissimo come ci sta lo specchio qua. Ora, non questo in particolare, perché comunque è abbastanza profondo, cioè abbastanza spesso. Però un qualcosa di molto sottile che si può fissare alla parete, sapete che non mi dispiace, perché allarga tantissimo la casa, fa sembrare la zona del soggiorno, che è un po' piccolina, più grande rispetto a quello che in realtà è. E devo dire che mi piace, cavolo, infatti boh, dopo faccio vedere anche a ste questa possibile soluzione di mettere uno specchio dietro la porta, magari facendocelo fare su misura. Così è comodo quando ci si specchia prima di uscire. Boh, voi che dite? Comunque, a parte questo, questo è il completo. Come vi ho detto, l'ha fatto lei interamente a mano. È una, diciamo, un completo barra tutina a vita abbastanza alta. È elasticizzato, ma non stringe l'elastico. Morbidissimo, di una qualità pazzesca. Resta largo in basso, insomma scende abbastanza larghino. Poi c'è la sua felpa sopra con questo dettaglio, sono i bottoncini, quindi la parte del collo è così, che resta leggermente piegata. E poi la chicca sono i polsini con tutto questo pelo. Partiamo dal primo acquisto, in realtà due acquisti, sia gli stivali che il vestito. Allora, gli stivali sono di Sublime, li ho presi, cioè li ho visti su Instagram, attraverso una pagina Instagram, poi sono andata sul loro sito e li ho comprati, cioè mi piacciono tantissimo, guardate dietro come sono belli con tutte queste borchiette. E poi hanno anche il tacco interno, perché c'è il pezzettino di tacco qua, ma anche qui internamente c'è il tacco. Quindi diciamo che c'è questo tacco che non è altissimo, ma c'è. Poi ho preso su ASOS questo vestito. In realtà l'ordine l'avevo fatto proprio per questo abitino, ma
Prima cosa che noto e che in realtà sul sito non si notava, la scollatura. Cioè è troppo profonda, senza reggiseno si vede tutto. Dovrei o fargli mettere un puntino qua, tipo da mia zia che è brava, e chiuderlo così, perché così, cioè, è decisamente troppo, vedete? Quindi o fare una cosa di questo tipo, farglielo chiudere qui, perché poi devo dire che non mi dispiace. È a manica tre quarti, il tessuto non è dei migliori, è un po' cortino, infatti non ho ancora tolto l'etichetta perché sto valutando se renderlo oppure no. Cioè lo renderei solo per la scollatura perché si vede tutto, però ripeto, magari andando a chiuderlo può star bene. Considerate che questo ordine su ASOS l'avevo fatto proprio per questo vestito ed è stato quello che alla fine mi ha convinto meno di tutti. Gioia, vuoi uscire? Vuoi uscire? Vai. Oddio, che c'è? Via. È arrivato il pranzo e Ste non è a casa, quindi bene. Continuiamo con i vestiti. Altro vestito che ho preso su ASOS è questo per andare a lavoro, quindi tutto nero. Questo è tessuto tipo camicetta, infatti ci sono anche tutti i bottoni. Ora non so quanto si veda, però ci sono tutti i bottoni su tutta la lunghezza del vestito e dietro c'è questo nastrino, si fa il fiocchettino dietro la schiena, quindi si segna il punto vita. Manica tre quarti, questo mi piace molto, mi piace davvero tanto, indossato, non ricordo la taglia che ho preso, questo sicuramente a lavoro lo utilizzerò con le calze perché altrimenti è un po' corto, quindi una calza maglia nera non totalmente coprente, però comunque non con la gamba nuda, anche se devo dire che così mi piacciono. Cioè anche senza la calza questo vestito indossato mi piace molto. Prossimo acquisto, la camicetta nera. Vi ho detto che ho preso tutte cose per il lavoro. Molto molto semplice, abbastanza morbidina, non resta super aderente. Io adesso l'ho abbinata con questa gonna, però in realtà al lavoro devo mettere un pantalone nero perché non posso andare così. Però anche abbinata con questa gonna che quindi stacca, non è tutto total black, mi piace molto. Quindi anche questa sicuramente la tengo, da utilizzare anche al di fuori del lavoro. Ultimo acquisto, questo pantalone classico, che però devo essere sincera, mi piace soltanto abbinato a una maglia chiara. Mettendo la maglia scura non mi piace, quindi mi sa che questi li tengo, ma ho da utilizzare fuori dal lavoro, perché total black anche con la scarpa nera non mi piace. Invece così, la scarpa bianca che stacca, il maglione bianco, comunque una magliettina dai toni chiari che fa contrasto, mi piace molto di più. E poi per completare vi mostro il nuovo completo di Oceans Apart, questo nella tonalità, cioè nel colore sabbia, che mi piace tantissimo. E di questo colore abbiamo preso anche un completo per Ste, non ha ovviamente il toppettino così, ma c'è la felpa e il pantalone. Questo è compreso anche di felpa e cappellino, tutto in pandan. Poi i completi di Oceans Apart sono comodissimi, tengono un sacco di caldo, io li utilizzo tantissimo per stare in casa, ma sono ideali ovviamente anche per fare, cosa più importante, attività fisica. Arrivato il pranzo, o meglio è arrivato Ste, quindi mangiamo adesso polenta, patatine e spiedo. Solo i bresciani potranno capire. Buon appetito! Che profumino che c'è! Abbiamo finito di pranzare, le cagnoline si stanno distraendo con gli ossicini che gli abbiamo dato, tanto sono comunque molto grandi, quindi non gli fanno male, almeno si perdono un pochettino via. Io adesso, abbiamo sistemato tutta la cucina, adesso vado a togliere, come vi ho anticipato prima, le cose autunnali, perché ad esempio ho ancora la zucca, Halloween ormai è passato da mo', e io sotto la TV ho ancora la zucca di Halloween. Direi che è arrivato il momento di togliere le cose, quindi iniziamo.
Questi erano tutti i decori autunnali che avevo nella zona giorno. Ho tolto tutto, come potete vedere, sia sotto la TV, qui dove c'è la stufa. Ho lasciato intanto queste tre cosine, però sicuramente andrò a cambiare anche queste. E poi ho tolto la zucca che c'era sull'isola con il vassoio in legno. Adesso passiamo al soppalco. In realtà anche qui sul soppalco non ho troppe cose da togliere, perché c'è questo vassoio con le zucche e le pigne, candela e pianta arancio. Poi qui ho alcune pigne e da questa parte altre pigne. Stavo dicendo, questo che cos'è? Invece è il gioco dei cani, ok? Quindi insomma queste cosine qua, poca roba, ci metto giusto un attimo per togliere tutto. Quindi intanto appoggio tutto qua, dopo vado a prendere i contenitori e metto tutto insieme. Di solito organizzo tutti gli addobbi, tutte le cose nella stessa scatola, almeno l'anno prossimo trovo tutto facilmente. Poi c'era ancora qualcosina qui. Intanto la candela la lascio, anche il vaso lo lascio, tolgo soltanto i fiori. Ho tolto tutto in un minuto. Ah no, mi mancano anche queste candeline autunnali, anzi di Halloween, che aveva preso mia mamma, se non ricordo male, al Lidl un paio d'anni fa, e poi le aveva date a me. Ok, ora ho ufficialmente tolto tutto. Rieccomi, sono tornata a casa, ho finito di lavorare, abbiamo finito anche di cenare da poco. Adesso volevo prendere il pigiama, così vado a farmi una doccetta, mi strucco e dopo guarderemo magari qualcosa su Netflix, anche perché stasera, dopo un sacco, una vita che non succede, siamo a casa da soli perché le cagnoline non ci sono. Le ho portate oggi dai miei prima di andare a lavoro, quindi dormono con loro, con mia sorella, e noi siamo a casa. È strano non averle in giro che corrono di qua e di là per casa. Prima di andare in doccia mi strucco, anche perché dopo voglio fare un'altra maschera, anche se l'ho fatta stamattina, perché ho questi brufoli sul viso in questa zona qua, cioè esagerati. Stasera sembra che siano usciti, ne sia uscito qualcheduno in più. Poi io li ho toccacciati prima, cosa che non è assolutamente mai da fare, però io mi faccio sempre tentare, e quindi volevo fare un'altra maschera purificante. E mi strucco subito, così almeno poi non ci penso più, anche perché domani mattina la sveglia suona molto presto, perché iniziamo alle 7, in quanto dobbiamo allestire delle vetrine, lo facciamo a negozio chiuso e quindi dobbiamo andare un paio d'ore prima dell'apertura per poterlo fare in tranquillità. Adesso vado a cambiarmi perché stranamente sono arrivata a casa, abbiamo cenato e non mi sono tolta i vestiti dal lavoro, cosa che di solito faccio sempre appena arrivo a casa, mi metto comoda e le cose del lavoro le tolgo subito. Stasera invece sono arrivata, ho trovato la cena pronta perché ho preparato sé, quindi abbiamo mangiato e quindi sono rimasta vestita così com'ero. Quindi mi tolgo i vestiti, volo in doccia e poi relax a letto con un filmettino, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa, anche perché tutte le volte che decidiamo di guardare un film, di scegliere qualcosa di diverso dalla serie del momento che stiamo guardando, ci mettiamo tipo 3 ore a scegliere un film e poi o non piace a me o non piace a lui, o uno si addormenta prima, e quindi vabbè, non riusciamo mai a finire un film ultimamente. Comunque, a parte questo, spero che il video vi sia stato di compagnia. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. Un bacione e a presto, ciao!